era un dovere di tutti avvicinarsi, perché qua sta cominciando una lotta grande, una lotta che ci deve trovare tutti insieme con degli obiettivi in comune. In primo momento io volevo cominciare questo intervento con un saluto a chi in prima linea si è messo, in prima linea ha rischiato, ha stato nel buio più di un mese, che sono i ragazzi di Brescia, che hanno fatto un mese di presidio da soli, isolati, sono stati caricati, hanno dato una risposta a tutti quell'isolamento, cioè loro hanno salito su una gru. E a partire da lì mi sa che è cominciato una cascata di avvenimenti che ti devono fare alzare la testa, ma non solo alzare la testa per vedere in su, sino cioè, camminare con la testa alta, perché la nostra è una lotta, non una lotta di conquista, non una lotta di rapina, è una lotta per la dignità,